Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un video acquisti e in particolare vi farò vedere alcune cose che mi sono arrivate da AliExpress in questo periodo. Poi vi faccio vedere quello che ho preso da Bonpretty Store. Sapete che ogni mese più o meno collaboro con questa azienda e quindi mi manda dei pacchetti con magari delle cose che gli ho richiesto. E in più mi ha mandato anche una sorpresa, cioè mi ha detto che mi avrebbe mandato una sorpresa, quindi lo scoprirò insieme a voi. Quindi partiamo subito da quello che mi hanno mandato a Bonpretty Store e quindi vediamo appunto questa qui è la loro bustona mega gigante e vediamo un pochino che cosa ho preso questo mese. E questo mese ho scelto questo stampo qui che è quello delle zampine perché in effetti l'ho preso poi su AliExpress, mi ero dimenticata di averne già preso uno. E quindi penso che magari questo sarà un premio, magari nei prossimi giveaway che farò, non quello che sto facendo adesso, magari quelli che verranno. Poi un'altra stampina che ho preso è questo qui, che adesso voi non vedete. Questo è uno stampino che io praticamente ho desiderato, non so da quanto, forse da quando creo con la resina, eccolo. Praticamente è tutto quanto con le cose dei piccolini, quindi c'è la carrozzina, c'è il cavallo a dondolo, questo che non so cosa sia, ah sì, è il bimbo con sotto, non lo so, sarà una bavetta, un sonnellino, una spilletta con il cuore, un piedino, due piedini piccolini. Poi questo credo che sia un orsacchiotto, non lo so. Questo invece è la cicogna che porta in bocca il fagottino con il bimbo, quindi non vedo l'ora di provarlo con la resina. Un altro stampo che ho preso sempre da Bonpretty Store è questo qui, che non so come mostrarvelo perché praticamente è trasparente. Sono delle farfalline molto piccole che praticamente servono per le unghie, per la decorazione delle unghie. E il problema è che penso siano molto sottili e quindi non so come usarle con la resina e quindi dovrò vedere un po' cosa fare. E inoltre mi aveva mandato, che adesso non sto trovando, anche un'altra cosa che per me è stata una sorpresa, eccola, e praticamente non l'avevo richiesta ed è questo anellino bellissimo con le due ali. Il problema è che io ho le dita cicciotte, quindi non mi va. E poi diciamo che non è proprio nel mio stile. E quindi, vabbè, però comunque è carino. Sì, dai, è carino comunque. Poi, finito con Bonpretty Store, che io come sempre ringrazio, e passiamo ad AliExpress. Ad AliExpress mi stanno arrivando ultimamente tutti gli stampi che ho preso dal famoso 11 novembre, che è stato il loro Black Friday. E praticamente mi è arrivato questo che avevo preso molto tempo fa. E l'ho preso principalmente per questa parte qui, che è la parte bombata, diciamo che fa la semisfera. Questa è più grande, questa invece è piatta. E l'ho preso perché volevo far realizzare qualche collana, qualche orecchino con le semisfere. Però ancora devo utilizzarlo e quindi vediamo un po' se riuscirò mai a utilizzarlo. Un'altra cosa che mi riguarda da AliExpress sono questi charm qui, che sono, se non sbaglio, una decina e li ho pagati tipo 2 euro, anche di meno. E li volevo utilizzare per fare gli stampi per poi colarci la resina. Allora, iniziamo subito. E abbiamo questa qui che è un bicchiere con dentro la cannuccia e credo sia una ciliegia. Poi questa ciambellina con è a forma di topolino. Sto ghiacciolo qui, credo che sia di cioccolato. Questa ciambellina molto piccolina, molto carinella con la fragolina sopra, sempre al cioccolato. Questo ciuffetto di, non è ciuffetto, questo gelato, così, col cioccolato sopra. Poi abbiamo quest'altra tortina con la fragolina. Poi questa coppa di gelato bellissima con dentro il gelato e sempre la ciliegina su questi due gusti di gelato. Non vedo l'ora di fare degli stampi. Poi abbiamo, mi casca tutto perché sono veramente piccolini, guardate la differenza.
come sono veramente piccolini. Questi li abbiamo in tre versioni, così, così e così. Sono random perché praticamente non li scegliete voi, praticamente ve li mandano così come capitano. E ce ne sono di vari numeri, cioè nel senso ne potete prendere 20, 50, 30, dipende quante ve ne servono. Poi abbiamo questo pezzo di torta qui, con la glassa rosa, con dentro, se mi sembra molto una red velvet. Questa ciambellina qui, sempre a forma di topolino e ha tutta quanta la texture sopra con la glassa bianca. Poi abbiamo quest'altra qui, che è sempre una ciambellina, con sopra una fragolina, penso che sia, credo. Sì. Un'altra piccola ciambellina, carina, questa vuole ciliegine. Poi un cupcake verde azzurro Tiffany, anche se vuole verde più scuro, è un azzurro Tiffany, con sopra il cuoricino. Questa piccina qui, che è quella lì tutta così, con sopra sempre i ciuffetti, con penso sempre le fragoline. Questa specie di ghiacciolo a forma di anguria, non lo so, però c'ha il cosino sotto, quindi penso che sia un gelato. Poi abbiamo la tortina già divisa così e decorata in fette con la panna arancione. Quest'altra palla, mezza palla di gelato con sopra, credo sia un piattino con sopra delle fragoline. Bellissimo. Poi quest'altra torta già morsicchiata, così con un piccolo morsetto. E poi abbiamo infine questo, che è quello che non so decifrare cosa sia. Mi sembrano tipo dei bignè messi uno di fianco all'altro, quindi non vi so dire che dolce sia. Quindi poi passiamo agli acquisti che ho fatto dai cinesi. E sono questo qui. E voi mi direte: è già passato Natale, lo so, però l'ho comprato e non ve l'ho fatto vedere, quindi l'avevo preso per usarlo con la resina, però non ho fatto in tempo, però va bene lo stesso, lo userò l'anno prossimo. E infine poi ho comprato questi altri due glitter, che più che glitter sono delle decorazioni, e sono questo con le stelline argentate e queste stelline dorate, queste stelline rosse. E poi niente, scusate, la fotocamera non ha registrato più la fine che avevo già registrato. Per adesso i miei acquisti finiscono qui. Penso che poi vi farò un altro video con il resto degli acquisti man mano che mi arriveranno nel corso del mese. Io spero che questi miei acquisti vi siano piaciuti. Vi ricordo come sempre che nell'info box c'è il codice sconto per il 10% di sconto sugli acquisti fatti su Bonfitti Store. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo come sempre nel prossimo video e mi raccomando, fate bravi, ciao!